Le onde sonore armoniche, cioè sinusoidali o cosinusoidali, e le onde elettromagnetiche monocromatiche, cioè sinusoidali o cosinusoidali, che abbiamo appena visto nelle simulazioni virtuali, hanno molte analogie tra loro. Le onde sonore armoniche sono quelle emesse dai diapason. Allo stesso modo, le onde, diciamo, armoniche luminose, cioè le onde monocromatiche, sono emesse dai laser, cioè i laser sono gli analoghi dei diapason. Emettono onde luminose sinusoidali, come i diapason emettono onde sonore sinusoidali. Poi la velocità di propagazione delle onde sonore emesse dai diapason dipende dalle proprietà fisiche del mezzo materiale, in particolare l'aria, se parliamo di onde sonore. Proprietà fisiche sono la rigidità e la densità dell'aria. Allo stesso modo, le onde elettromagnetiche monocromatiche generate dai laser viaggiano ad una velocità. Questa che dipende, la velocità della luce, che dipende dalle caratteristiche fisiche del vuoto. Il vuoto si può immaginare per un attimo come se fosse un mezzo materiale. In realtà si pensava fino a 100 anni fa, più o meno, che le onde elettromagnetiche si propagassero in un mezzo materiale chiamato etere. Era quel mezzo elastico che permetteva, attraverso la sua vibrazione, le sue oscillazioni, permetteva la propagazione delle onde luminose. Ma questo mezzo doveva essere estremamente rigido e rarefatto, perché la velocità con cui si propagavano queste onde luminose è la velocità della luce, è una velocità altissima. Poi con l'affermazione della relatività ristretta di Einstein si è capito che questo mezzo materiale, l'etere, non esiste e che le onde elettromagnetiche si possono propagare anche nel vuoto senza bisogno di vibrazioni di particelle materiali di qualche mezzo. Questa non è un'analogia, ma è una differenza fra le onde sonore e le onde elettromagnetiche, perché le onde sonore hanno bisogno dei mezzi materiali per propagarsi e le onde elettromagnetiche no. Proseguendo invece con le analogie, sappiamo che le onde sonore si propagano tutte alla stessa velocità nell'aria, per esempio, indipendentemente dal fatto che possono avere frequenze e lunghezze d'onda diverse. Anzi, frequenza e lunghezza d'onda si aggiustano una con l'altra proprio per garantire la stessa velocità di propagazione. Per esempio, se la frequenza raddoppia, la lunghezza d'onda dimezza. Allo stesso modo, le onde elettromagnetiche monocromatiche viaggiano tutte alla stessa velocità nel vuoto, indipendentemente dal fatto che possono avere frequenze o lunghezze d'onda diverse. Per le onde sonore noi sappiamo che la frequenza la percepiamo come nota. Cioè, come una nota più grave se la frequenza è minore, quindi la lunghezza d'onda maggiore, o una nota più acuta se la frequenza è maggiore. Nel caso delle onde luminose, cioè le onde elettromagnetiche monocromatiche, la diversa frequenza ci appare invece come colore, da cui viene il nome onde monocromatiche, cioè di un solo colore. Le onde di frequenza minore ci appaiono più di colore rosso, nello spettro dei colori dell'arcobaleno, invece le onde di frequenza maggiore ci appaiono più blu. Quindi le note gravi o acute, nell'analogia diventano i colori più rossi o più blu. Inoltre, come nel caso delle onde sonore, noi possiamo ascoltare e sentire soltanto le frequenze comprese in un certo intervallo, che va dai circa 20 Hz ai 20.000. E è l'intervallo di udibilità, perché il nostro orecchio non è in grado di vibrare a frequenze minori di 20 Hz e a frequenze maggiori di 20.000. Allo stesso modo, nel caso dell'elettromagnetismo, il nostro occhio non può vedere tutti i colori, cioè tutte le frequenze delle onde elettromagnetiche, ma soltanto quelle che si trovano in una strettissima finestra chiamata visibile o spettro visibile che va da circa 0,4 micron a 0,7 micron. E le frequenze corrispondono a centinaia di terahertz, cioè intorno a 10 alla 14 Hz. Si tratta quindi di frequenze altissime, in cui il campo elettrico, il campo induzione magnetica, cioè il campo elettromagnetico, oscilla a quasi 1 milione di miliardi di volte al secondo. Stiamo parlando di queste oscillazioni del campo elettrico e induzione magnetica. L'oscillazione è così rapida perché la velocità di propagazione dell'onda elettromagnetica è altissima. 300.000 km al secondo vuol dire circa 7-8 giri della Terra in un secondo. Quindi capiamo che le oscillazioni locali, in questo punto, del campo elettromagnetico sono rapidissime.
lunghezze d'onda invece sono molto piccole, estremamente piccole, mentre nel caso delle onde sonore le lunghezze d'onda sono di centimetri o metri, invece nel caso delle onde luminose visibili sono dell'ordine del micron, che vuol dire mezzo millesimo di millimetro.